Italia Viva mette radici nell'est Ticino. Da Abbiategrasso, Albereate e Vermezzo Conzelo, infatti, sorgono ufficialmente i comitati renziani. Per il momento un solo rappresentante in consiglio comunale ad Albereate, con Matteo Pedretti. Negli altri comuni si avvia il dialogo con le altre forze politiche, anche per arrivare, quando vi saranno le elezioni, ad avere una voce che sia rappresentanza di Italia Viva. Abbiamo iniziato a lavorare circa un mese fa, appena prima della Leopolda. Mette radice ad Abbiategrasso, ad Albereate e a Vermezzo Conzelo, quindi tre comitati che sono nati e hanno iniziato a lavorare sul nostro territorio. Ad oggi, con questo mese di lavoro più o meno, siamo arrivati circa ad una quindicina di persone ad Abbiategrasso. Tra Albereate e Vermezzo Conzelo ci sono anche lì circa una decina, una dozzina di persone che hanno iniziato a essere attive. Le questioni che riguardano il Consiglio Comunale Abbiategrasso, da cui noi siamo fuori, non siamo presenti in questo momento, ovviamente la nostra idea è quella di cercare di fare proposte tramite i gruppi consigliari che sono all'interno, soprattutto in opposizione, perché in questa fase soprattutto sui programmi e sui progetti noi ci distinguiamo da quella che è la maggioranza che attualmente amministra Abbiategrasso. Faccio un esempio semplice che è sulla bocca di tutti in questo periodo: ad esempio sulla questione del centro commerciale, noi non siamo favorevoli al progetto che è stato presentato. Siamo molto più vicini alle formazioni che sono attualmente in opposizione. Cercheremo sicuramente di aprire in questa fase un dialogo con il Partito Democratico e anche con la lista Ricominciamo Insieme di Luigi Tarantola, perché sono le due forze politiche presenti in Consiglio Comunale che secondo il nostro punto di vista ci sono più vicine, con le quali possiamo magari provare a condividere un percorso. Questo ovviamente anche in vista poi delle prossime elezioni comunali del 2022, perché mancano 2 anni e mezzo circa, però io penso che dalla primavera dell'anno prossimo quantomeno noi dovremmo incominciare a cercare di avere un progetto anche locale per cercare di contendere all'attuale maggioranza, a questa amministrazione, il prossimo governo della città di Abbiategrasso.